Ciao a tutti! Dal momento che mi viene spesso chiesto se studio, se faccio l'università, che cosa studio all'università, e tutte le volte che rispondo acquacultura e igiene delle produzioni ittiche la gente mi guarda. Ho deciso di realizzare un video apposito in cui vi spiego che cosa effettivamente ho studiato. Innanzitutto, acquacultura e igiene delle produzioni ittiche è un corso di laurea di medicina veterinaria. Io ho studiato a Cesenatico, quindi sotto l'Università di Bologna. Che cosa si studierà mai? Innanzitutto ci sono delle materie molto basiche come matematica, fisica, statistica, chimica, in generale delle materie scientifiche, e poi ci sono delle materie invece più specifiche che vertono sui pesci, molluschi, crostacei e nei corsi opzionali anche sui cetacei. Nello specifico si studiano le principali specie del territorio, come distinguerle, gli allevamenti, come funzionano, le varie tecniche di riproduzione, come valutare se un pesce è fresco o meno, quali sono, diciamo, i regolamenti in fatto di igiene, anatomia, fisiologia, malattie parassitarie, malattie infettive e così via. Comunque tutte che riguardano pesci, altri animaletti, diciamo, di acqua, e appunto, come dicevo prima, c'è la possibilità di nei corsi opzionali anche di studiare i cetacei e i mammiferi marini. La cosa che più mi ha affascinato è stato il lato medico, diciamo, di questo corso, perché mi ha davvero molto molto intrigato. È stato veramente molto interessante vedere le varie malattie, come riconoscerle, come differenziare, diciamo, agenti simili, i vari trattamenti dove ci sono da effettuare. Insomma, mi ha davvero molto interessato. E sappiate che chi ha inventato il detto "sano come un pesce" non poteva trovarne uno peggiore, perché i pesci hanno talmente tante malattie che non sono sani. Altra cosa molto bella sono i laboratori. Ci sono tantissimi laboratori e secondo me è giusto che ci siano, perché come fai a studiare come preparare un vetrino se poi non ci provi mai? O come fai a non sapere come sfilettare un pesce o come sezionarlo per preparare i vetrini, o per vedere semplicemente se ci sono parassiti a livello macroscopico o meno? È fondamentale, secondo me, avere anche una certa manualità in queste cose, e quindi sono stata felice dei diversi laboratori, perché così si può testare, diciamo, proprio dal vero quello che si studia. Poi ovviamente ci sono stati anche laboratori magari di chimica, analisi di laboratorio, tossicologia, quindi non solo incentrati, diciamo, sulle materie che magari mi sono interessate di più. Tutto questo mio interesse per queste materie mi ha portato a lavorare in laboratorio un anno presso il laboratorio, appunto, dell'università, e in questo anno ho preparato la mia tesi. Ovviamente non ho passato un anno e basta in laboratorio, contemporaneamente seguivo le lezioni in modo da non dover andare, appunto, fuori corso, e è stato un po' difficile incastrare gli orari, perché in laboratorio ci sono comunque delle procedure che richiedono un certo tempo, poi magari devi aspettare un paio d'ore, però magari in quelle 2 ore non hai lezione, quindi è stato un pochettino difficile far combaciare le cose, però è fattibile. La mia tesi verteva sulla messa a punto di una metodica molecolare per la diagnosi delle principali malattie virali della trateridea. Quindi io in laboratorio ho lavorato su 4 virus. Inizialmente ho lavorato su un virus per volta, per mettere a punto una metodica in grado di riconoscere quel singolo virus. Dopodiché abbiamo testato questa metodica su una miscela di diversi virus, innanzitutto per vedere se funzionava anche in presenza di più virus e per vedere se riusciva a identificare simultaneamente virus diversi. È stato un lavoro molto impegnativo, non lo nascondo. Io mi aspettavo che fosse molto più, tra virgolette, facile stare in laboratorio, invece è un lavoro di estrema precisione. Io molte volte mi ritrovavo con un gran mal di testa, perché l'ambiente in cui lavoravo comunque era molto chiuso, dovevo sforzare molto la vista. Io purtroppo ho dei problemi di vista, quindi mi dava particolarmente fastidio. Ci sono dei tempi da rispettare molto rigidi, e tutto sommato, diciamo, è una cosa un po' diversa da quella che mi aspettavo. A tratti mi è super piaciuta, mi è super entusiasmato, non vedevo l'ora di andare in laboratorio e fare le mie cose. Altre volte non avevo tanta voglia, devo essere sincera, però il risultato finale è stato molto soddisfacente. Sono davvero molto felice di aver fatto questa esperienza, perché comunque era una cosa che mi piaceva e non penso che avrei potuto fare qualcosa di diverso, perché era proprio quello che mi interessava. È un corso pieno di esami, sono magari piccoli, però sono
tanti, quindi uno si deve mettere nell'ottica di prepararsi bene, pianificare bene il programma di studio e di non scandalizzarsi se nello stesso giorno ci sono più esami, perché io sono arrivata a dare 4 esami nello stesso giorno perché diversamente non si poteva fare, e quindi si fa, cioè non è una cosa non fattibile. Ultima cosa che voglio dirvi è che io mi sono laureata con il massimo dei voti, che non è un traguardo irraggiungibile, si riesce bene se avete un buon metodo di studio, se vi impegnate, è fattibile davvero. E non lo dico per vantarmi, ma semplicemente perché lo ritengo una rivincita nei confronti di tutte le cattiverie che ho subito negli anni scolastici, tutte tra virgolette le ingiustizie. Io, sapete, sono molto timida, molto chiusa, e ho sempre avuto difficoltà nell'esporre, nel parlare, e quindi per me è stato un traguardo molto, molto importante, perché comunque mi ha formato tantissimo l'università, il fatto che sei da solo, comunque ti devi gestire da solo, sei davanti a un professore, devi parlare, devi esporre, quindi questa sorta di allenamento mi è servito molto per parlare con altre persone, e questa conclusione, diciamo, è stata una rivincita, ecco, quindi lo dico solo per quello, perché se devo essere sincera, io alla proclamazione non avevo capito che voto avessi preso, quindi lasciamo perdere. Questo quindi è ciò che ho studiato. Fatemi sapere qua sotto se conoscevate acquacultura, se siete interessati o meno, se avete frequentato, non lo so. Vi ricordo che qua sotto trovate anche tutti i link ai vari social dove potervi trovare, Facebook, Twitter, Instagram, su qualsiasi cosa, lo trovate qua sotto, e fatemi sapere anche se vi piace questa, tra virgolette, location, ambientazione con sfondo la mia libreria, o se preferite quella invece in camera. È magari un po' più luminosa l'altra perché ho la finestra di fronte, in questo caso invece ho la finestra dietro, però comunque ho una lampada, quindi sto parlando anche troppo. Fatemi sapere, ciao!